What a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime, per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che ormai ragazzi sono ben due episodi che stiamo cercando di raggiungere questo benedettissimo ospedale, ma per un motivo, poi per un altro, poi per un altro, alla fine ragazzi questa camminata, se la vogliamo chiamare così, si sta rivelando essere più lunga di quello che mi aspettassi. Infatti sono due episodi che non è successo praticamente nulla, diciamo così, perlomeno a livello di trama. Ragazzi, abbiamo semplicemente percorso la nostra strada incontrando varie difficoltà fra infetti, iene e chi più ne ha più ne metta. Quindi io spero davvero vivamente che quest'oggi riusciremo almeno a raggiungere questo ospedale e a vedere qualcosa di nuovo. Ed eccoci qua ragazzi, l'ultima volta ci siamo salutati esattamente qui, dopo essere entrati nell'ennesimo edificio, sempre in vista ragazzi della nostra meta, cioè sarebbe a dire dell'ospedale ovviamente. Intanto io comunque ringrazio chiunque stia seguendo e sostenendo questa serie, continuando anche a darmi qualche consiglio per quanto possibile. Mi rendo perfettamente conto ragazzi che la situazione stealth mia personale sia abbastanza disastrosa, io vi chiedo scusa per questo, ma poi lo sapete, ognuno gioca un pochettino a modo suo. Cercherò di fare un pochettino più di attenzione riguardo ragazzi oggetti, munizioni eccetera, perché poi rieditando i video anche io mi rendo conto che a volte mi lascio indietro qualcosina, oggetti che comunque magari escono sulla schermata ma che a volte proprio non noto ragazzi. Lì purtroppo è questione di disattenzione, quindi non posso crearmi più frecce, ce l'ho al massimo, quindi queste forbicine non le posso prendere. Spero di trovare altro materiale per poter creare medikit principalmente, perché attualmente sono un po' a corto, quindi dell'alcol, questo ci piace. Non so, saltiamo dall'altra parte, che dite? Prendiamo una bella rincorsa e oppla! Ok, tensione Ellie, non ti far male, non vorremmo romperci una gamba proprio adesso, vero? Proprio in vista dell'ospedale, vero che stiamo andando all'ospedale, ma purtroppo ormai gli ospedali non sono più utili, anzi per niente. Niente raga, qua hanno tappezzato di scotch, di forbici, di roba da utilizzare per le frecce, che ovviamente non possiamo craftare più. Quindi direi di crearci un medikit, visto che abbiamo abbastanza materiale, così posso raccogliere anche questa bottiglia di alcol. Direi di raga, sì, prepararci psicologicamente. Il problema è che, cioè, pure questi ultimi stalker che abbiamo incontrato ragazzi sono stati veramente un dito nel sedere, quindi la nostra situazione munizioni non è stato non è un granché attualmente. Poi tra l'altro pure le iene ragazzi ci hanno fatto affrontare tipo un miliardo di iene, è stata una cosa veramente allucinante. Quindi direi di provare a continuare a salire, vediamo un attimino dove ci portano queste scale all'esterno, quindi vediamo di uscire. Cosa abbiamo qua? Dov'è l'ospedale? Si vede da qui per caso? Per puro caso? Ti conviene esserci. Ah, è questo qua, ragazzi. Quello giustamente con la grande croce rossa. Sarebbe un po' stupido sbagliarsi, no? Direi. Allora, prima di andare dritt pudrit di là, io direi ovviamente di non scendere più, perché siamo appena saliti da lì. Qua intorno, perlomeno così a prima vista, ragazzi, sembrano non esserci risorse utili. Anche se comunque, siccome non si può mai sapere, un giretto veloce me lo faccio, ma sembra non esserci davvero niente. Quindi direi che possiamo dirigerci all'ospedale. È più vicino di quello che pensassi. Sarebbe pure ora ragazzi, sono 10 anni che stiamo andando verso l'ospedale, quindi sarebbe stato un po' strano il contrario in effetti, anche se abbiamo avuto vari intoppi. Ok, perfetto. Continuiamo a dire meno male che Ellie ha imparato a nuotare, grazie al cielo. Però raga, in un mondo del genere, comunque dove si deve fondamentalmente davvero sopravvivere, io penso che nuotare comunque sia
un'abilità che vuoi o non vuoi si deve imparare, perché vedete, cioè, se può mai sapere, finisci dentro un fiume, dentro un lago, dentro al mare, dentro a qualsiasi roba, per una qualsivoglia situazione, sei fottuto se non sai nuotare. Quindi è importante, perché tutte queste bottiglie... La situazione mi puzzano un poco di... cacca. E cercare di non essere troppo scurrile, ma sapete ragazzi che poi quando ci vuole, ci vuole. Scusatene. Oh, se l'ospedale è di qua, perché mi fanno entrare qua? Weston's Pharmacy. Oh, c'è una farmacia. Magari c'è robetta utile, anche se ovviamente è già stato saccheggiato tutto, tranne per questa bella carta collezionabile. Batman Dar. Che faiga. Bella, bei capelli che fanno Swiss. Va bene, dietro il bancone. Cos'era questo scricchiolio poco raccomandabile? Allora, cosa dice questa nota? Vediamo un pochettino. Tom continua a sentire spari ogni ora. Non esiste modo di fermare quella setta di fanatici. Ovviamente parla delle Iene. Non possiamo aspettare che ci trovino i WLF. Dobbiamo raggiungere la loro base a piedi e unirci all'organizzazione. Ho nascosto qualcosa di utile nella cassaforte. Aha. Pensavo di uscire in ricognizione per stabilire il tragitto migliore, ma tornerò con un piano il prima possibile. Occhi aperti, MK. Quasi dimenticavo. Il codice, ah, grazie al cielo. Giustamente parli di cassaforte, me dovrei pur dire come cacchio aprirla, no? 38 55 23. Il punto adesso è trovarla sta cassaforte. 38 55 23. Spero di non averlo già scordato, ma dovrebbe essere nei paraggi. Forse al di là di questo mora. Spero non ci sia niente di spaventoso che ci aspetta, perché veramente psicologicamente, ragazzi, è devastante sto gioco in certi momenti. 38 55 23. Spero sia questo, ragazzi. Vediamo un attimino se la mia memoria per una volta non mi abbandona. 38 55 23, giusto? Oh yeah. Beh, scordarla, raga, sarebbe stato un po' assurdo. L'ho letta adesso. Alcol. Freccia esplosiva. Esplosivo. 3 colpi per fucile e 18 pillolette. E anche un grande medikit. Ma grazie, ragazzi. È stato conveniente salire quassù. Dai. Quindi adesso c'è il medikit pieni. Poi arriverà il momento di valutare se c'è qualcosa da potenziare. 7 pillolette. Beh, giustamente in una cazzo di farmacia che fai. Allora io direi, ragazzi, visto che abbiamo medikit al massimo, creiamoci una molotovina che sempre serve. Quindi riprendiamo alcol. C'è altro? Altri straccetti? Roba buttata completamente a caso? No, scotch al massimo. Niente, non c'è altro. Abbiamo un bel banco da lavoro qui, signore e signori. Quanti ingranaggetti siamo riusciti a raccogliere, a accumulare? 52. Allora, il fucile a pompa è stato potenziato praticamente al massimo, ragazzi. C'ha le V dappertutto. Fucile, arco. Non abbiamo abbastanza ingranaggetti per potenziare per esempio l'arco. Direi questa, ragazzi, è l'unica arma che non ha due potenziamenti. Ne ha solo uno. Quindi io direi di aumentare la stabilità. Costa 50 ingranaggetti, ragazzi, ma comunque potenziamenti servono per ogni arma, come giustamente mi avete suggerito voi. Quindi siccome a maggior ragione la mira è un mio grande problema, direi che migliora la stabilità, va più che bene. Perfetto, dai. Almeno abbiamo comprato pure un potenziamento. Qua dentro c'è qualcosa? Io rompo nel dubbio. Spacco, spacco tutto. Spacco tutto, non c'è più niente. Perfetto, possiamo uscire. Patapam, parapam, parapam. E di qua abbiamo altro. Pilloletta e pilloletta, bottiglia al massimo, altra roba utile. Fatemi vedere, fatemi vedere. Datemi bottiglie al massimo. Altra roba utile. Sembrerebbe di no, ragazzi. Niente, questo è l'esplosivo, ma penso che abbiamo tutto al massimo riguardo esplosivi, tranne bomba stordente. Va bene, dai. Costruiamone un'altra, così siamo, raga, proprio con le tasche piene da sto punto di vista. Quindi l'esplosivo l'ho preso. Direi che non c'è altro, signore e signori. Quindi mi sa proprio che possiamo uscire. Non so mai tanto cosa aspettarmi da questo gioco, perché comunque, raga, in diverse occasioni è stato capace di stupirmi e sorprendermi, Nel senso, situazioni che veramente non mi sarei aspettata. Quindi direi che dobbiamo fare attenzione. Scendiamo queste scale. Niente, qua non c'è nulla. L'ospedale l'ho perso un attimo di vista. Come fatta a perderlo di vista? È proprio qua. Perfetto. Andiamo. Oddio, che hanno?
chi c'è, mo? L'hai trovata? Merda. Stiamo per lo strangolare. Forse è ancora qui. Di chi diavolo parla? Che situazione di merda. Chi è che... ma oddio, io pensavo stessero parlando di noi, sinceramente. Possiamo andare da qualche parte immergendoci? Sì, possiamo entrare di qua. Perfetto. Vediamo un po'. Dobbiamo continuare di qua, ragazzi. Io devo fare qui. Ah, passare qua in mezzo. Va bene. Andiamo. Spero non ci sia nessuna sorpresina. Veramente, raga, ormai sto con l'ansia. Oddio. Sbagliare lo stealth qui, ragazzi, sarebbe veramente assurdo. Anche se, devo dire sinceramente, nuotando un po' di rumore lo facciamo. Quindi, cioè, il fatto che lui non se ne accorga è un pochettino strano. Però magari pensa che sia uno stronzo che sta galleggiando. Va bene, dai. Ciao, Bala, è quella che stavamo cercando? Non fiatare, cazzo. Sulle mani. Piano. Calmati. Conosci una certa Nora? Sì, no, certo. Non è lei. Dov'è adesso? È all'ospedale. E dove è all'ospedale? Stanno liberando i piani superiori. La trovi là. Ah, ecco perché... perché non si accorge... Ancora. Imbecille. Ormai Ellie non si fa più tanti problemi ad ammazzare la gente a sangue freddo. Vero è pure che in un mondo del genere, ragazzi, o fai così o sei fottuto, ma... Sto dicendo, ecco perché non si è accorta di noi, aveva le cuffiette. Perfettamente giustificato, allora. Colpi. Ingranaggetti e colpi. Non mi lascerò di certo indietro. Guardiamo comunque qua intorno. Non voglio lasciarmi manco questi indietro, anche se sono solo due. Ma ci va bene lo stesso. Secondo voi qua c'è qualcosa? Perché farmi venire qua? No, non c'è una mazza, va bene. È comunque bene controllare. E quindi cioè, io non so se Ellie fosse così anche prima che succedesse quello che è successo a Joel. Probabilmente, raga, ci torniamo. Comunque, vista la situazione, in un mondo nel genere, probabilmente in un modo o nell'altro un po' ci diventi, nel senso dover avere meno pietà, non lo so. Comunque ammazza o sarei ammazzato, probabilmente è proprio una cosa che ti si stampa in testa. Per fare le valigie. Oddio. La mia ragazza mi aspetta all'avanguardia. Ti prendi per il culo. Devo andare di sopra. Ma non è giusto. Se vuoi un consiglio, trovati una soldatina. I turni passano prima. Certo, lo terrò presente. Allora, devo andare al piano di sopra, quindi... Cazzo, le iene si stanno avvicinando. Oddio, raga. Devono morire tutti. Ehi, sai perché ci hanno richiamati tutti all'avamposto? Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse è arrivata l'ora di combattere. Oddio, raga, qua io penso... Pensa cosa è oddio, successo l'ultima davvero volta. Che lo stealth... E anche Isaac è così sia... male. Sia troppo importante, quindi vediamo di non fare casini. Io spero davvero di cuore di non fare casini, perché comunque qua la situazione è una merda, quindi devo cercare di fare più uccisioni stealth possibili, quindi pian pianino. Ma io direi di non cambiarla l'arma da mischia, tanto hanno gli stessi slot. Quindi vediamo un po'. Iniziamo a studiare un pochettino la situazione qua in giro, ragazzi. Vediamo di... Oddio. Ma no, pure i cani no. Pure i cani no. Mannaggia santa, mannaggia, regà. Terribile. Terribile come al solito. Allora, dobbiamo vedere di ammazzarli pian pianino, uno per uno, per quanto possibile, perché comunque, regà, dove ti volti e giri c'è qualche stronzo pronto ad aspettarti. Ah, con le pillolette. Straccetto. Che non so proprio in che modo... Shit, in che modo avanzare, ragazzi? Oddio, sempre che ansia, raga. Sempre che ansia. No. Minchia, non riesco ad avvicinarmi a uno. E subito ci stanno altri due occhi pronti a scrutarti. In più ci stanno pure le vedette.
Quindi davvero fantastico. Allora, vediamo di uscire adesso. Restiamo nell'erba alta, anche se comunque, raga, c'è dalla copertura fino a una certa. Quindi facciamo piano, raccogliamo tutto perché sto vedendo diverse munizioni qua intorno. Questo farà il giro di qua, ma là sopra c'è una veretta che... No, c'è un altro pure di qua. Oddio. Vediamo di essere veloci per quanto possibile. No, vabbè, raga, cioè, ditemi voi. Se non è un caso assurdo e allucinante questo. Bravo, il mio sole. Vabbè, niente, raga. Cioè, non è possibile. Non è possibile. No, se rimaniamo un attimo nell'erba, magari non ci vedono. Perlomeno non subito. Quindi, vale, non ho manco visto se questo mi ha rilasciato qualcosa. No, tanto non rilasciano mai una mazza, raga. Allora, io mi devo ricordare comunque che ho anche l'arco. Che comunque è un'arma silenziosa che può risultare molto utile. Il problema è che bisogna colpire alla prima. Chi è che mi sta vedendo? La vedetta. Quello col cane è di qua. Mi sta sentendo. Eccola là. No, regà, dai. Niente, allora questa sta venendo a cercarmi. Potrebbe essere una cosa positiva e una cosa negativa. Quindi vediamo se riesco ad agire adesso. Oddio, no. Non hai visto un cazzo, Vieni qua. Zitta. Oddio, regà. Che ansia terribile. Restiamo nascosti, per carità di Dio. Allora, io devo far fuori, regà, sta vedetta di merda. Solo che ovviamente è in movimento, non sarà un bersaglio facile. Mannaggia, regà. Sono riuscita pure a mancarlo. Vabbè che non è facile, ovviamente, colpire bersagli in movimento, per carità di Dio. Però che palle. Ok, occasione ottima, signore e signori, per un headshot. Quindi fatto fuori immediatamente, senza allertare nessuno. Forse mi conviene fare il giro di là, ragazzi, perché di qua comunque ci sta la stronza col cane. Ospedale di Lake Hill Seattle. È proprio quello che stavamo cercando tipo da 3 anni. Continuo a non capire chi mi sta vedendo e in che momento. Però allora, visto che abbiamo l'erba alta a nostra disposizione, usiamola. Facciamo il giro lungo, regà. E mi rendo conto che a volte queste situazioni richiedono tempo, quindi più in fretta di così non posso fare. Quindi allora facciamo il giro di qua e vediamo un attimino di avvicinarci da quest'altro lato senza fare cazzate adesso. Ci mancavano ovviamente gli altri qua. Sono tipo dovunque, come al solito, non mi stupisce. Devo vedere di beccare nel momento in cui si allontana. Anche se sto cane mo qua vicino può essere un bel dito nel sedere. Quindi aspettiamo che questo poi si rifarà il suo giretto dall'altra parte. Ok, già si sta facendo un giretto dall'altra parte, anche se c'è più di una persona. Ok, restiamo nascosti. Oddio, ce n'è un altro di qua, ragazzi. Non facciamo cazzate adesso, vi prego. Oddio, zitto. No, vabbè, raga. Cioè, si è girato. Ma porca puttana. No, raga, cioè, ma ditemi voi. Cioè, si è girata giusto nel momento in cui ho preso sto stronzo maledetto. Che palle! Cioè, avevo fatto tutto benissimo fino ad ora. Uffa, regà. Cioè, per una piccola disattenzione, per fare le cose di fretta, come al solito, senti, sente bella, facciamo una cosa stupenda. Ecco, guarda, usiamo la stordente, regà. Non devo per forza usare sempre colpi, quindi e te te faccio fuori così. Facciamo un'altra cosa stupenda. Oh no, sprecata malissimo. E vattene a fanculo pure tu. Ecco. Preparati a morire. Mi dispiace, è una cosa bruttissima questa, da fare, io lo dico sempre, ragazzi. Dov'è? No, sto per morire, ragazzi. Sto per morire, cosa sto facendo? No, puttana miseria. Ma perché non mi curo subito? Oh, domanda che sorge super spontanea. Perché non mi curo subito? Ok, mi fanno ripartire da qui. Posso cercare di rimediare la cazzata immane che ho fatto per cercare di andare in fretta? Che dite? Ce la posso fare? Che io posso! Ce la posso fare? Oh, cazzo. Ecco qua. Zitto. Fa che questo non si giri. Quell'altro non si giri, mo, per favore. Ecco. Dov'è? Oddio, sta arrivando adesso. Oddio, rimani sdraiata. E stiamo
immobili. Facciamo attenzione perché ci hanno sti momenti in cui, vedete, raga, non è roba da poco. Si girano in determinati momenti e la cosa può essere fastidiosa. Quindi allora, intanto che lui si fa i suoi giretti di là, io mi faccio i miei giretti di qua e vedo un attimino se c'è qualcosa di utile da prendere. Intanto teniamo sott'occhio la situazione. Esplosivo, alcol al massimo. Oh shit, sta arrivando, c'è un altro là in fondo. Che culos. Immanes adesso se ne andrà di là, ovviamente. E raga, ce ne stanno due là in fondo addirittura, quindi ovviamente non posso azzardare ad andare adesso ad ammazzare questo, perché giusto sta arrivando l'altro stronzo di là. Allora, alcol al massimo, direi di crearci, ragazzi, un'altra molotov, di prendere ovviamente questa mezza bottiglia d'alcol. Vediamo un attimo che giro starà rifacendo qua Mr. Katz. Proviamo ad andare pure noi di qua, ragazzi, a fare questo giro, anche se mi aspetto che pure qua ci siano altre persone nei paraggi, sicuramente. Comunque siamo già all'interno dell'ospedale. Restiamo qua nell'angolino. Oddio, sta entrando la tipa col cane. Ma tu guarda un po'. Ok, questo si sta avvicinando tipo tantissimo. Ok, ok, occasione buona, occasione buona. Ammazza subito, 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 subito. Perché non è che esce qualcun altro da qua, no? Su, 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 su. Ok, colpi fucile al massimo. Allora, vediamo un attimino di qua, ragazzi. Qua in fondo c'erano due tizi. Possiamo utilizzare sta barella come riparo. Oh, shit, c'è un'altra persona qua dentro. Io ormai ho perso il conto, ragazzi, delle uccisioni consecutive che sto a fa. Però, insomma, diciamo che sto cercando di impegnarmi. Ma questa deve rimanere lì impalata tipo in eterno o robe simili? No, perché sarebbe bello saperlo, insomma. Va bene, allora, se deve rimanere lì impalata come una polla, senza farci vedere però da questa altro tizio. Allora, facciamo una bella cosa, ragazzi, va. Lanciamo questa. Spero che allerti solo lei, ovviamente. Quindi vediamo di... no, vabbè, raga. Ma porca miseria! Vabbè, raga. No, no comment. Come al solito. No comment. Tu muori così. Vieni pure, vieni pure, bello. Vieni pure, vieni pure. Mamma mia, raga. Terribile. Chi c'è? Un'altra personcina che è arrivata. Oh, sta arrivando più di una personcina. Ah, è lì che mi aspetta, lì nell'angolino. Quello che giro sta a fare, non è che me lo ritrovo alle spalle, no. Lui è ancora lì e l'altro è lì. Allora, fatemi vedere una cosa. Riesco a fare questa cosa? Ok, sì, riesco a fare questa cosa. Perfetto, ammazzata con una freccia sola. Ottima cosa, davvero ottima cosa. Ma sta arrivando qualcun altro? No, 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 regà, no, 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 no. No, 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 dai. Ma per la puttana. Io non ho parole, regà. E mori. Madonna. No, 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 pure il cane, no. No, no. Vieni, 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 vieni. No, vabbè, regà. Cioè, poi il fatto che venga allertato. Madonna, no, questa è orribile, sta cosa. Curiamoci, per carità di Dio. Non vorrò rifarmi tutto. In campana. Oh, cazzo, 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 veramente. No, vabbè, raga. Cioè, arrivano da ogni dove. Mannaggia la miseria, da ogni dove. Merda finita? Merda finita? Questo, mamma mia, raga, gli ho fatto saltare la faccia, Dio santissimo. Allora, adesso che abbiamo recuperato un attimino la calma, mi posso rifare i miei giretti come se nulla fosse successo? Per vedere quanta roba mi sono lasciata dietro, tipo questi due colpi per fucile a pompa, che li agognavo come non so cosa da una vita. Qua abbiamo qualcosa? No, straccetto, pillolette e pillolette. Alcol. Perfetto, qua dentro sembra non esserci altro, ragazzi. Ok, come al solito devo cercare di recuperare un po' di calma, perché poi, come sempre, per quanto mi sforzi, lo stealth che inizia non riesce mai davvero a finire. Ragazzi, non, evidentemente non è insomma per me, per queste situazioni. Ah, quindi creiamoci altre freccette, ragazzi, così posso raccogliere queste forbicine.
Le forbici, le ha prese le forbici? Boh, non ho visto che le ha prese, però dovrebbe averle prese. Non credo che le abbia prese. Vabbè, boh, non lo so. Alcol al massimo, benissimo, ci creiamo subito un altro kit medico. Così questo lo prendiamo. A me non mi sembra abbia preso le forbici, ma non ci sono più, quindi così sembrerebbe comunque. A parte tutto, vediamo un po'. Quest'altro non avrà lasciato niente. Allora, di regola, ragazzi, il mio giretto me lo son fatto, però non ho guardato qua. Possibile che non ci siano altre persone qua intorno? A me mi sembra proprio strano. Colpi, esplosivo. Esplosivo al massimo. Ci creiamo subito una stordente, signore e signori. Beh, ora lo sappiamo ora. Avevi detto, Ellie, che dovevamo salire. Però, ovviamente, sto raccogliendo tutto quello che c'è da raccogliere, quindi bisogna andare alla porta di là. Fatto sta che io qua non ho controllato. Potrei perdere un sacco di roba se non controllassi. Quindi kit medico. Ho preso un'altra robetta. Vediamo un pochettino se qua c'è altro. Vabbè, prendiamo la bottiglia. Prima ne abbiamo usata una come diversivo. Pillole no? Ma in un ospedale dovrebbero essercene parecchie. Esplosivo, alcol. Qua non c'è niente. Ok, ragazzi, io penso di aver esplorato tutto. Uso sempre penso, perché ovviamente non posso dare per scontato al 100% che sia così. Però, come al solito, ragazzi, sapete che mi impegno al massimo per cercare di non lasciare niente indietro. Il che per me è tanto, ragazzi, perché io di solito non sono una che va molto a spulciare gli ambienti, a esplorare tutto il resto. Grosso errore sicuramente, ma portare le serie su YouTube e avere i vostri suggerimenti mi ha sicuramente permesso di migliorare. Quindi possiamo andare. Ok, vediamo se riusciamo a trovare questa benedetta Nora, che pare, regà, mamma mia, più irraggiungibile della famiglia reale britannica. Benissimo. Il generatore è bello attivo. Qua sotto non c'è una mazza. Andiamo di sopra. Ha detto che stiamo ripulendo tipo piani di sopra, così mi sembra avesse detto. Mazza, scarafaggi, belli, bellissimi. Alcol al massimo, posso creare qualcosa? No, ci abbiamo provato, ragazzi. È permesso? C'è qualcuno? No. Anche se questo posto non è che me la conti proprio giusta, eh. Io dico, fra VLF e chissà pure se qua dentro ci stanno infetti o robe simili. Io spero vivamente di no, perché infatti è proprio quello che ci manca per completare il cerchio della merda. Quindi vediamo un po'. Elenco scorte essenziali, bla 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 bla, se disponibili. Ammazza, cioè cercavano tanta roba comunque, ovviamente. Cercate in ogni angolo del primo piano, ci sono stanze che non abbiamo ancora aperto, in cui potreste trovare qualcosa. Non scendete ai piani bassi, Sam. E dire che io sono appena arrivata dai piani bassi, però questo dovrebbe essere un suggerimento. Non abbiamo aperto porte. Prendiamo tutto. Quindi ci potrebbe essere altra roba utile. Va bene, cercherò di tenere in mente questo suggerimento per quanto mi sarà possibile. What the fuck? Ma che è? Chi è che si sta dire? Sei tu, Nora. Se sta a sentire la sua musichetta. Ma che è? What the fuck? Ma da dove arriva, scusa? Ma chi è che sta bisbigliando? Ma che cazzo sta succedendo? Però da qua non posso passare. Ah, che scema. C'è stava il condotto qua sopra. Vediamo un po'. È lei? Dimmi che è lei. È lei? Chissà se lei è lì, non ha fatto commenti. Ah. Quando è stata qui, Abby? Non sono uno stupido. Dobbiamo sapere dove è andata. Quando Isaac ci chiederà un parere, io gli dirò quello che penso. Al diavolo, devo tornare al lavoro. Nora, io non voglio pagare per lei. Tranquillo. Abby sarebbe ancora in cella. Quella avrebbe pure dovuto stare rinchiusa. Dai, questo mi conforta molto, davvero. Quindi a maggior ragione la dovete pagare un po' tutti, perché se fosse stata chiusa in cella probabilmente Joel sarebbe ancora vivo. Quindi la dovrà pagare anche Isaac probabilmente, non lo so, la dovrete pagare un po' tutti, ecco, questo sì. Allora, dovremo cercare, ragazzi, di far parlare sta benedetta Nora. Piano, piano.
Ok, un'ora di qua, ragazzi. Il momento della verità. Finalmente siamo riusciti a trovarla. Vediamo se qua c'è qualcosa. Colpi per la pistola al massimo. Ma ce l'ho carica? Sì, ne carica al massimo. Va bene. Pillolette. Alcol al massimo. Non mi posso creare nient'altro. Quindi niente da fare. Va bene così. Prendiamo stanora allora. Non gridare. Metti giù quella roba. Ti ricordi di me? Certo. Ti ricordi di me? Che cosa vuoi? Che l'ha pagliato un po' tutto. Abby è passata da qui. Dove è andata? Non lo so. Se mi spari, questo posto si riempirà di soldati. Ma tu sarai morta. Dimmi dove è andata e forse ti lascio libera. Potevamo ucciderti. Forse avreste dovuto. O forse non sareste dovuti venire a Jackson. Dov'è Abby? Senti ancora le sue grida? Cosa? Io le sento ogni notte. Sì. Quello stronzo non meritava nient'altro. Aiuto! Un'intrusa! No, regà, questa, no! Tu pensi che... No. Che non ti prenderò! Tu pensi che non ti prenderò? Stronza di merda, pensi che non ti prenderò? Mannaggia santa. Poi vedi che ti succede quando ti prendo. Poi regà, vedete? Te le tirano, cazzo. Mannaggia santa. Cioè, stronzi fino in fondo. Ma spara tua sorella. Mannaggia santa. Ma ti prendo, stronza di merda. Ti prendo. Mannaggia santa, regà, poi uno dice ti incattivisci. Ma per forza, se gli altri sono stronzi. Scusate, dove cazzo è? No. Dove? Oh cazzo, minchia, ho sbagliato strada. Avrei potuto andare dalla parte giusta, sono andata dalla parte opposta. Vabbè, eccomi. Ma tanto ti piglio. No! Oh! Oddio. Assoreta. Mannaggia, continua a scappare, merda. Continua a scappare. Oh. Mannaggia, giù le armi. Statene fuori, sì, di merda. No, aspetta. Oh, aspetta. Indietro! Abbassa la pistola! E possiamo ancora sistemare tutta questa cazzo! Abbassala, sulle mani! Indietro! Non hai via di scampo. No! Ferma! Rischiosissimo, tra l'altro. Mannaggia, dove vai? Ah, le spore. Oh cazzo. Molotov. Molotov. No, gli infetti no. Cazzo, regà, gli infetti no. Pia fuoco. Ha preso fuoco? Non so se ha preso fuoco. Vai! Non c'è un'altra, va, che è meglio. Che stronza, regà, cazzo. Riuscita a scappare, maledetta pezza di merda. E muori, dai che hai preso fuoco, su. Fai un favore a tutti, grazie. Dov'è l'altro? Eccoci là. È morto? Oh, grazie al cielo. Ne è rimasto solo uno. Direi di crearci una molotov, ragazzi, visto che abbiamo risorse. Sono così utili le molotov. Io le amo. Le amo profondamente. Le frecce le possiamo usare contro di loro? Ovviamente sì. Però se va via,
sarebbe meglio. Però vediamo di raccogliere tutto quello che questi stronzi hanno lasciato. Allora, questi sono clicker, non dovrebbe riuscire a vedermi. Quindi da quel punto di vista siamo tranquilli. Per cui facciamoci un giretto qua, vediamo se c'è qualcosa di utile. Sembra di no. Dove è finito il bastardo? È ancora lì che si fa i suoi bei giretti. Regà, che stronza. Cioè, vogliamo parlarne? Stronza fino in fondo. Cioè, fa la spissa pure con una pistola puntata addosso. Ma io ti cavo gli occhi e te li metto in mano, oddio santissimo. Io sono senza parole, regà. Scusate, ma a me queste cose mi indignano. Ok. Allora, caro clicker, io direi che ti lascio al tuo destino, caro, eh. È stato un piacere. Ciao. Me ne so it. Me ne vo. Addio. 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 Ma questa mo ha respirato le spore, quindi temo che... raga, è senza maschera. Morirebbe comunque ormai nel giro di poco. Quindi deve la dobbiamo trovare. Anzi, è in fretta pure. Prima che inizi a trasformarci. A trasformarsi. Perché comunque ci deve dire dov'è Abby. Non scherziamo. Allora. No, raga, qua è pieno di merde. Vabbè, com'era prevedibile. Ecco perché avevano detto non andate nei piani bassi. Ovviamente ai piani bassi si riferivano a questi. Ma dove devo andare? Ok, passiamo di qua. Oddio, che ci sta? Ah, che ansia. Oh, la sento tossire. Sembra che qualcuno stia male. Che bellezza. Speriamo che sia una cosa grave. In questo buio maledetto. È sempre una merda. Però ti prenderò. Io ti troverò. Tu pensi di potermi ancora sfuggire? Merdaccia. Ma io ti troverò. Non ti farò parlare. E poi non lo so cos'altro ti farò. Non lo so. Non lo so, ci divertiamo, ci divertiamo. Ah, eccoti qua. Ciao, Nora. Oddio. 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 È arrivato il momento, ragazzi. Dov'è Abby? Stai inalando spore. Tu sei tu. Sei una luce. Le luci non esistono più. Dov'è Abby? Tanto morirò in ogni caso, quindi perché dovrei dirtelo? Ormai. Perché posso essere veloce. O rendere tutto molto doloroso. Pensa a quello che ha fatto. Alle persone morte per causa sua. Ultima occasione. Non tradirò la mia amica. Ha ha ha!
Sono io. Va tutto bene. Cazzo. Stai sanguinando. Si è nascosta qui. In questo acquario. Ok. Andiamo. Ti aiuto a lavarti. Lo sguardo di Ellie, ragazzi, dice tutto, eh. Le braccia. L'ho fatta parlare. Ehi. Non importa. Non voglio perderti. Mamma mia, regà, che roba. Le espressioni dei volti sono fatte troppo bene. Ed è sicuramente incredibile il modo in cui una persona, ragazzi, in base all'emozione che sta provando, possa cambiare il modo in cui vuole reagire. Perché nel momento in cui era di fronte a Nora, che comunque le ha detto quello che le ha detto, sapendo quello che avevano fatto a Joel, eccetera, Ellie non vedeva altro che vendetta, cioè che rabbia, no? C'aveva questa rabbia, questa forza di fare qualsiasi cosa pur di farla parlare, nel senso non aver paura di arrivare magari a torturare una persona, che comunque, regà, è una cosa forte. E poi a sangue freddo, perché comunque, regà, la rabbia ti fa perdere il lume della ragione, il lume di tutto, a sangue freddo torna al teatro con questa espressione, ovviamente con i suoi tremori e tutto il resto, con questa espressione distrutta, cioè devastata, secondo me, sia dal pensiero ovviamente di aver perso Joel, perché adesso ha detto a Dina non voglio perderti, perché ovviamente, regà, l'idea di perdere anche lei la ucciderebbe probabilmente, anche se in parte io penso che Ellie già sia morta quando è morto Joel. Quindi devastata non solo dall'idea, ovviamente, ragazzi, che continua secondo me a ruotarle in testa, cioè quella di dall'idea di aver perso Joel, dal modo in cui è stato ucciso. Devastata secondo me anche da quello che ha fatto, ovviamente, perché ha detto l'ho fatta parlare, però l'ha detto piangendo, nel senso ho visto sul suo volto l'espressione di una persona che non vorrebbe fare certe cose, che magari sa di essere una brava persona, una buona persona, che non avrebbe mai il coraggio di fare certe cose, ma che è costretta a farle per altre ragioni. E secondo me questa, ragazzi, è una cosa che dentro emotivamente ti devasta, appunto. È una cosa che, cioè, psicologicamente è terrificante, ragazzi.
Perché io penso che quando una persona si definisce una persona umana, una persona civile, non concepirebbe mai l'idea di dover fare certe cose. Però quando poi certe situazioni ti costringono a farle, te cerchi di giustificarti, di giustificare il fatto di averle fatte dicendoti le devo fare per forza, però l'altra parte di te, la parte di te civile, la parte di te umana, grida che cosa hai fatto? Come hai fatto a farlo? Come sei riuscita a farlo? È una cosa terrificante, ragazzi, veramente terrificante, e hanno reso questa idea, questo insieme di cose benissimo. Cioè, comunque, raga, ci sta un universo, no? Dietro a tutta questa cosa, e questo universo sono riusciti a metterlo nell'espressione di Ellie. Semplicemente nell'espressione di Ellie. È una cosa pazzesca, secondo me. Pazzesca. È valsa la pena, ragazzi, arrivare fino a qui. Abbiamo dovuto camminare per arrivare fino a qui, ma ne è valsa la pena. Pazzesco, veramente, ragazzi. Quindi, niente, ci fermiamo qui. Ovviamente riprenderemo da qui la prossima volta. Ci riportano, a quanto pare, a 2 anni prima. Quindi un altro flashback, e probabilmente ci porteranno a sviscerare ancora di più quello che poi è stato il rapporto fra Joel e Ellie, che si era un pochettino incrinato negli ultimi tempi. Quindi sono molto curiosa, ovviamente. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Lo budoscio a tutti, ragazzi, da Giocherino. Ciao!